Nel mezzo, dove l'aria sa di speranza e le nudità dell'anima sono solamente contorno, perché scegliere, volere, fa così male che ci si sente soli. È un periodo un po' strano questo della nostra vita, è un periodo in cui la pandemia ha preso sicuramente il sopravvento in tutto quello che poi era la normalità, la quotidianità di ognuno di noi. Secondo me questa è una riflessione che porta tutti ad essere nel mezzo, in un limbo, in un purgatorio dove non si è né in paradiso né in inferno, dove non esiste né il sacro né il profano. Siamo nel mezzo, in balia degli eventi e del tempo che mai come oggi è misurato in maniera assurda per il protrarsi di questa cosa. Benvenuti a Poetare Libero. Benvenuti al terzo atto di questa mia avventura in cui racconto le mie idee, le mie poesie, quanto ho scritto, quello che poi guida bene o male la mia quotidianità. E oggi vorrei iniziare, oltre a quella che già ho letto, ad una poesia molto breve che racconta un po' quello che avviene dentro di in ognuno di noi. Chiaroscuro dell'anima, le verità, maschere perenni di una realtà apparentemente alla portata di tutti. Quando poi le ombre divorano la luce, tramando dietro la tela della follia. Sono le notti dei silenzi, dei lunghi silenzi. Da ora in poi, prima era mezzanotte, ora sono le ora dalle 22, calerà ancora di più il silenzio sulle nostre città. Sicuramente è un modo per far stare la gente a casa, per arrivare a un certo punto a dire che forse saremo quasi fuori da questa pandemia. Non è sicuramente semplice, non vorrei essere nei panni di chi per 50-60 milioni e qualcosa in più se si allarga all'Europa e al mondo intero debba decidere che cosa fare o non fare per uscirne vivi, perché la verità è questa. Sicuramente, se vogliamo entrare nella parte dei negazionisti, è qualcosa che non esiste. Se vogliamo entrare in quelli che vivono, quella realtà esiste. Io non voglio dire né l'una e nell'altra, perché sicuramente il virus c'è, qualcosa comporta nelle nostre vite. Sicuramente è morta tantissima gente per questo Covid. È un periodo un po' in cui ognuno diventa per un attimo il fautore o il mentore di una propria teoria, ma la realtà è solamente questa. Io non sono, non ricordo, o almeno credo, no. Non voglio immaginare che dietro ogni cosa, su quel ramo secco delle tante estate, degli sguardi delle persone lì ad ammirarlo, per la veemenza con cui si avvicinava al cielo, si sia fermato quell'ultimo barlume di follia con cui riuscivo a sentirmi vivo. No, non può esistere altra spiegazione, almeno credo. La verità in tutto ciò è che forse dovremmo farla finita, ma dovremmo farla finita di credere che le nostre idee siano quelle giuste e quelle degli altri siano poi sbagliate, siano da prendere non ad esempio, indicarli con il dito. È un momento utopico, è un momento in cui la nostra società è ferma, ma è ferma da svariati anni. È una società che non ragiona, che non pensa, che non legge, ma soprattutto che non interpreta quello che poi vede intorno a sé. E se lo fa perché magari ha un guadagno oppure ha un pensiero che potrebbe far bene a quel tipo di ideologia. È il momento, secondo me, di farla finita. È un momento in cui il genere umano dovrebbe essere unito. Pandemia o meno, sicuramente sarà un segnale importante. Uscirne e come uscirne. Ci sono tante categorie che stanno in ginocchio. Perché, volendo o non volendo, per quanto potete negarlo o portarla agli estremi di quello che poi è, la gente muore perché è un virus. È un virus che l'uomo non sapeva come affrontarlo fino a quando non è comparso. È cambiato tanto da marzo, da quando dal primo lockdown. Sicuramente qualcosa poteva essere fatto o qualcosa no. Io dico che questo fino a febbraio sarà il periodo utopico con cui il genere umano vivrà poi in un futuro.
vorrei chiudere questa mia breve parentesi sulla pandemia, su qualcosa che avevo scritto qualche tempo fa. Ora aspettate che lo vado a vedere, credo che era, sì, era di 2 anni fa, il 7 maggio del 2018, su una pagina su cui scrivevo il Gabbiano Jonathan. Questa era l'idea, della mia idea di libertà. Sullo sfondo c'erano le ali di un gabbiano spiegate che volavano via, sperando che voli via le nostre paure, il nostro momento negativo in tutto quello che poi abbiamo e che stiamo vivendo in prima fila, chiunque, nessuno escluso. Vola fin dove ballano le emozioni, gettata dagli sguardi fin lassù, dove riponiamo le illusioni del domani. Il sole è tutt'uno con la strada intrapresa, dove invece dell'asfalto ci sono le nuvole che camminano sospinte da quel vento, riportando indietro il tuo odore, con le paure del tuo starmi vicino, quando è impossibile invece oggi non sentirne il silenzio. Arrivederci a tutti.